In Europa, per rilanciare le priorità del sud, dopo Reggio Calabria, Antonio De Caro torna nella sua Bari ed esprime quelle che sono le priorità di un territorio che non va lasciato indietro. Abbiamo il governo che sembra non essere amico del sud, perché hanno tolto la decontribuzione per le aziende del sud che favorivano le assunzioni ed evitavano i licenziamenti. Hanno rimodulato il decreto per equazione infrastrutturale, passando da 4 miliardi a 600 milioni a 890 milioni di euro. Sono risorse che hanno sottratto alle infrastrutture del sud del nostro paese. Poi c'è l'autonomia differenziata che rischia di spaccare il paese, di abbandonare il sud a un destino che qualche anno fa sembrava ineluttabile. Tema sempre caldo, la crisi russo-ucraina. Per Luce Annunziata è in gioco la libertà del vecchio continente. Ad accompagnare i due, Vito Leccese. Quanto la preoccupa in questo momento storico la libertà in Europa, anche alla luce di quanto accaduto al premier slovacco Fico e soprattutto in Italia, anche sul piano dell'informazione? Guarda, questa è un'ottima domanda, perché la storia di Fico è arrivata dopo delle aggressioni in Germania, è stata seguita contro quelli della sinistra, dell'FPD, e poi è stato seguito da due attacchi a sinagoghe. Quello che è chiaro è che c'è, sono indicazioni del fatto che la pressione, la tensione in Europa stanno crescendo. Io sono personalmente molto preoccupata. Cosa mi ha fatto pensare lo sparo? Che un signore a Sarajevo, un anarchico, ha sparato un arciduca ed è saltato tutto. Cioè, la precarietà dell'Europa in questo momento è una questione centrale.